Trovati anche alla pagina sportiva del TG Noi. Questa mattina a Viareggio era in programma il sorteggio per la Viareggio Cup, il torneo internazionale giovanile del Carnevale di Viareggio. Vediamo il servizio di Roy Lepore. Nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, senza nessuna autorità presente, il Comune si ricorda è commissariato, si è svolto il sorteggio degli 8 gironi della 67esima edizione della Viareggio Cup, organizzata dal Centro Giovani Calciatori di Viareggio, in programma dal 2 al 16 febbraio 2015, che vede ai nastri di partenza 32 formazioni, 21 italiane e 11 straniere. Tra le defezioni, quelle della Juventus, che negli ultimi anni ha vinto 6 edizioni, che ha motivato di non aver avuto una squadra all'altezza del torneo. A riguardo ecco il commento del presidente Alessandro Paragi. Il torneo è un torneo che ormai si sta avviando a 67 anni di età, è sempre stato fatto anche quando ci sono state defezioni importanti. Ci dispiace ovviamente della defezione della Juventus, che in questi ultimi 12 anni ha vinto per ben 6 volte la Coppa Carnevale, ma sono sicuro che in futuro tornerà ad essere una delle squadre del roster. Tra le novità in campo straniero, il Genk belga, gli argentini del Belgrano, gli africani del Burkina Faso, gli indonesiani del Produta. Un torneo che sarà comunque all'altezza della situazione, sottolinea e ribadisce il presidente del Centro Giovani Alessandro Paragi. Assolutamente sì, e spero che anche questa edizione sia all'altezza delle aspettative. Una riflessione da fare per quanto riguarda anche il limite d'età: c'è difficoltà del campo straniero perché là non fermano i campionati tipo in Italia, il campionato primavera, quindi ecco, si deve ripensare forse a qualcosa del genere, magari abbassando l'età. Sì, questa può essere una probabilità che discuteremo senz'altro finito il torneo, però è una cosa che andrà approfondita in maniera precisa. La presentazione ufficiale della manifestazione si terrà lunedì 26 gennaio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago. È confermata anche per questa edizione l'importante partnership con la Lega di Serie B. Andiamo a vedere nel dettaglio i gironi, gli 8 gironi della Viareggio Cup, come sono stati composti secondo il sorteggio di questa mattina. Partiamo dal girone 1, il Milan, detentore del torneo, si troverà di fronte il Palermo, gli olandesi del PSV Eindhoven e gli australiani del Leichhardt. Nel girone 2, Atalanta, Bruges, Bari e Vicenza. Nel 3, Napoli, Verona, LIAC, New York e Paktakor, squadra uzbeka. Nel girone 4 la Fiorentina, il Cesena, la Cremonese e i danesi del Nordjylland. Girone 5, Inter, Genk, squadra belga, Parma e Produta, squadra indonesiana. Girone 6, Roma, Bologna, Pescara e Belgrano, squadra argentina. Girone 7, Genoa, Spezia, Livorno e Salitas, squadra africana del Burkina Faso. E infine nel girone 8 il Torino, l'Empoli, la rappresentativa di Serie D, e il Santos Laguna, squadra proveniente dal Messico. Indiscrezioni di calcio mercato: dopo Pizza e Forte, la Lucchese starebbe preparando altri corpi. I rossoneri sarebbero vicini a Derrico, classe 92, esterno di centrocampo, ma piace anche l'ex viareggino Peverelli. Intanto la squadra prosegue la preparazione in vista della gara interna del 6 gennaio contro il Pro Piacenza. Sempre per il calcio andiamo a vedere i risultati della terza categoria, gare giocate oggi, girone A. Partiamo dal girone A. Corsanico Piano di Mommio 1-0, Fortis Don Bosco non pervenuto, Piano del Quercione Sporting Lucca 0-1, Piano di Conca San Lorenzo 3-0, Pieve San Paolo Esperia Viareggio 2-1, Retignano Bargecchia è un posticipo che si gioca nei prossimi giorni. San Macario, Lido di Camaiore 1-6, Unione, Chiesa, Montagna, Sera Vezzina 3-2 in classifica, in testa il Corsanico con 42 punti. I risultati del girone B: Atletico Gragnano Capannori 6-1, Filecchio San Vitese 1-0, Molazzana Atletico Lucca rinviata, Morianese Virtus Robur 7-0, Ponte Amoriano Massa Macinaia non pervenuto, Ponte Cosi Colle di Compito, gara
rinviata, San Filippo Segromigno 1-1, Valle di Ottavo Sant'Anna 1-0. In classifica in testa la Modianese con 34 punti, seguita dalla coppia Segromigno-Filecchio a 31 punti. Torniamo al calcio, Roy Lepore ha intervistato per noi Massimiliano Maddaloni, che è stato confermato allenatore in seconda della squadra cinese del Guangzhou Evergrande. Con il nuovo tecnico, ancora un italiano dopo Marcello Lippi, il campione del mondo Cannavaro. Sentiamo il servizio. Massimiliano Maddaloni, che è stato il secondo di Marcello Lippi nella formazione cinese del Guangzhou Evergrande, ricoprerà anche lo stesso ruolo nello staff tecnico della società, che ha affidato la conduzione della squadra a Fabio Cannavaro, con Marcello Lippi che farà da supervisore. Maddaloni, che ripartirà per la Cina dopo aver trascorso un periodo di vacanza a Viareggio, non si dimentica però delle sue origini, del calcio versiliese e in particolar modo del Viareggio. Sì, adesso il 3 di gennaio si riparte, si va in Cina per 10 giorni, poi dopo andiamo a fare 15 giorni in Spagna e poi si riprende con la Supercoppa alla fine di febbraio. Un avvicinamento in panchina da Marcello Lippi, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere insieme a te e a tutto lo staff, a Fabio Cannavaro. Sì, diciamo che il mister farà da supervisore un pochettino a questo nuovo staff, composto da un allenatore giovane che è il primo anno che si affaccia come allenatore in prima, però siamo tutti contenti perché sappiamo che alle spalle abbiamo sempre il grande maestro. Quindi non rinneghi però il tuo passato, perché vieni sempre a vedere i campionati di eccellenza, la Lega Pro, quindi insomma sei sempre legato anche a queste categorie. Ma soprattutto legato al Viareggio, quindi vedo questi campionati perché sono campionati che da cui sono cresciuto anch'io come allenatore, roba varia. Ho amici che lavorano sia qui che a Camaiore, a Pietrasanta, e poi vengo volentieri a vedere il Viareggio, perché il Viareggio è sempre stato comunque nel mio cuore. Ancora due notizie prima di chiudere. La prima riguarda il karate. Si è svolto al Palasport di La Spezia il trofeo interregionale Kurisumasu. Erano presenti anche gli atleti della Yoseikan Viareggio, guidata dai maestri Crealbo e Yuri Gasperini. Alla fine del torneo, grazie ai risultati conseguiti, la Yoseikan ha conquistato il trofeo come migliore società della gara. Un riconoscimento importante per la società viareggina. 10 le medaglie d'oro vinte, 5 medaglie d'argento e 4 di bronzo. E infine, domani dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 si terrà presso la piscina comunale di Camaiore l'evento Swim Day 2015. Sarà una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà, organizzata dall'azienda speciale Pluriservizi con il patrocinio del comune di Camaiore. L'intento benefico della giornata è aiutare il banco alimentare della parrocchia di Santa Maria Assunta. È già in programma una giornata bis prevista per domenica 11 gennaio dalle 15 alle 19 con le medesime finalità. È tutto anche per lo sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza parte con gli auguri di stasera.